si è lamentato molto, diciamo apertamente questa volta, imparato. Nona ripresa, ultimi 5 minuti e 50, perché 10 secondi già sono partiti di questa nona ripresa. Deve soffrire imparato, perché chiaramente il sinistro è quello che gli fa male, e il sinistro è diciamo il pugno che dovrebbe portare più frequentemente per poter piazzare il destro. Lo mette all'angolo Cosseddu ad imparato, l'imparato ne esce. Cosseddu ha portato, avete visto, questo destro sotto, lo hanno chiesto più volte al suo angolo. Un secchia imparato, non può più fare, non può fare di più con quel sinistro, ha evitato questo destro imparato, adesso è lui che gira. Cosseddu ha preso il centro del ring, imparato è costretto a ricorrere al mestiere, non per le gare, questo è chiaro, ma per cercare di tenere lontano l'avversario, visto che non può impostare il match in queste ultime riprese a causa della mano sinistra dolorante. Destro di imparato sotto, e adesso un po' sbruffone Cosseddu, che ha capito, qui spinge l'avversario e Giovanni Paolo interviene, Giovanni Paolo è l'arbitro. Cosseddu ha capito che l'avversario è in difficoltà, e qui parte da lontano con tutta la forza che ha Cosseddu. Sta facendo un forcing finale non lucido, però sempre generoso, portato sinistro Cosseddu, si lamenta imparato con Cosseddu per qualcosa di scorretto che ha fatto, che avrebbe fatto il suo avversario. Sinistro adesso portato diretto da imparato. Ha preso, è in difficoltà imparato questa volta, è in grossa difficoltà, però evita, riesce a salvarsi e contrattacca con orgoglio, ma dovrebbe portare un destro decisissimo d'incontro, ma questa è pura teoria, però, perché poi sul ring ci sono loro due con la loro stanchezza, i loro malanni. Imparato attende, magari attende che si scopra l'avversario, abbassa la testa Cosseddu. Imparato sta perdendo un po' le staffe, non ha più quella tranquillità, quella sicurezza delle riprese precedenti. Non c'è più, non c'è più. Sì, ho sentito. Non c'è più. Faccia! Non c'è più. È nervoso. È nervoso. Questi atteggiamenti fanno capire che è nervoso, imparato. Era tranquillissimo, calmo, adesso addirittura ha urlato acqua. Sei tu che comanda, respira bene, sei tu che comanda. Ehi, adesso tutti i coppi, non c'è più, tutti i coppi, non fare a volte e basta. Fatti sentire i coppi, via, su, strinci sulle mani, eh. Umberto Orti opportunamente è rimasto in queste ultime riprese su imparato, perché è lui che sta vivendo in questo momento un suo piccolo dramma personale, sportivo ovviamente, perché vorrebbe fare di più, non ci riesce per via della mano, e poi questo avversario che non c'è più, dicono al suo angolo, ma esiste, come, perché se non altro impegna imparato a difendersi, ma non un colpo ogni tanto, ma lo vedete come lo bracca, le va lì vicino, vediamo l'arbitro cerca il paradenti che è volato, l'angolo neutro deve andare, quello che prima ho detto angolo morto, prima delle precedenti riprese, però quando si parla e si è in diretta può sfuggire per qualsiasi termine l'angolo neutro.
e riprende il match. Siamo all'ultima ripresa, quindi tutte e due i pugili devono dare il massimo. Incalza, incalza, incalza Cossetto, adesso destro di Imparato, e se entra questo sinistro sempre a meraviglia di Cossetto, magari non fa male, però entra. Gli ultimi minuti di questa contesa, che se non è stata proprio elettrizzante, è stata sicuramente interessante, perché l'incontro è stato equilibrato, almeno a mio giudizio, perché nessuno dei due ha dato l'impressione. Attacca a testa bassa, ormai sta per finire il match, manca poco. Ecco qui 37 secondi. Cossetto insegue Imparato, che cerca di evitarlo chiaramente. Poi ciascuno di loro ha i personalissimi cartellini, cioè sicuramente tutti loro diranno di aver vinto, sia i pugili che i clan, i loro clan ovviamente. E poi vedremo i tre giudici cosa stabiliranno alla fine di queste 10 riprese, non bellissime ma sicuramente interessanti. Vedete Imparato che ride sarcasticamente, dice: ma che hai vinto, che hai vinto, lo guarda. E adesso seguiremo, non dico con trepidazione, sicuramente con un certo interesse, seguiremo i verdetti dei vari giudici, che porteranno al verdetto finale. Ciao a tutti, sono Vincenzo Imparato che vi sto parlando. Saluto a tutti gli appassionati del pugilato. Niente, voglio dire solo due o tre cose per quanto riguarda il verdetto. Ok, parità ci può anche stare, perché non ho potuto fare quello che dovevo fare veramente, con una mano che mi faceva male e un timpano lesionato con una sventola. Sì, Cossetto ha fatto quello che poteva fare, diciamo, ha fatto il suo lavoro. Sì, il pari, ok, io accetto anche il pari, non problem, però la vittoria, che lui si lamentava, lui reclamava la vittoria, mi sembra esagerata, molto esagerata la vittoria che voleva Cossetto. Cossetto sì, è un buon pugile, ma per battere un campione devi stravincere, non si regala un titolo combattendo in questo modo. Quindi se Cossetto voleva vincere, doveva fare veramente, doveva stravincere. Questa è la mia versione. Io sì, il pari, ok, lui è del mio manager, siamo dello stesso manager, quindi va bene così. Cioè, sì, avevo dei problemi, non ho potuto fare un grande incontro, però penso di aver difeso tranquillamente il mio titolo. Ecco, contropari, penso che tutte e due. Contesta il pubblico. Io penso che va bene così. Lui ha fatto un pari con un campione, quindi deve essere contento e felice. Dai, vi ringrazio e alla prossima. Ciao. Nel senso che conserva il titolo. Anzi, no, scusate, poi volevo dire un'altra cosa. Comunque si merita un bravo. Sì, un bravo, ecco, proprio come dice. Diciamo che poi anche lui reclamava la vittoria, che poi anche al test antidoping è risultato positivo. Vabbè, vi saluto, grazie, ciao. Non li sappiamo. Contesta Cossetto. Imparato è più che soddisfatto, e noi adesso seguiremo un altro match tra poco, quando Umberto Orti vorrà. Tanto però seguiamo un attimo contestazioni o applausi da parte dei. E qui siamo sul match che si è svolto.